Ho lasciato i miei compagni di viaggio apprezzando le bellezze di Soliano Cavour perché io vado a trovare un mio carissimo amico, il sindaco di Soliano Cavour, Giovanni Casarano. Allora Giovanni, iniziamo dall'atrio dell'ex convento degli Agostiniani, dove si trova la sede comunale, un convento costruito durante la prima metà del Seicento. Sì, è un complesso che è stato costruito con la chiesa e poi l'annesso convento a metà del Seicento e insiste su un complesso di grotte basiliane. La testimonianza più importante è la grotta della Madonna del Riposo e della Consolazione con una pittura rupestre che raffigura la Natività. E dopo l'Unità d'Italia è diventato patrimonio dello Stato e oggi è sede del Comune. In passato è anche stato sede di scuola popolare per i cittadini di Sogliano. Allora Giovanni, noi costeggiamo in questo momento la chiesa matrice di Soliano Cavour, la chiesa dedicata a San Lorenzo Martire, costruita su una preesistente antichissima chiesa del Sì, 400. questa è la chiesa parrocchiale, ha subito diverse ristrutturazioni. Quella più recente, oltre alla facciata esterna, all'illuminazione, all'interno sono stati ripristinati una parte del mosaico, alcuni altari, l'altare maggiore e alcuni affreschi, quindi, ed è il cuore della religiosità soglianese. Ed è anche simbolico il fatto che sia dall'altra parte della piazza su cui affaccia la casa comunale, per cui su queste piazze si incontrano le due identità, i due poli importanti della Civitas Soglianese. Il 17 febbraio scorso a Cutrofiano hanno festeggiato Sant'Antonio delle Focare con dei falò tradizionali accesi per le strade del paese e con musica, balli e danze popolari in onore del santo protettore, la cui festa però si celebra liturgicamente nel mese di gennaio. E loro invece un mese dopo hanno festeggiato Sant'Antonio delle Focare, accendendo questi falò per strada. Bellissimo, però c'è, ecco, una storia, una leggenda che il professore Magnolo ci ha raccontato qualche mese fa, che coinvolge Sant'Antonio da Padova e San Lorenzo. San Lorenzo non voleva lasciare Soliano Cavour. E si narra a proposito di questa leggenda che durante il trasporto di questa edicola verso Cutrofiano, quando i portatori arrivarono sul confine tra i due comuni, l'edicola divenne talmente pesante che dovettero collocarla lì, lasciarla e non riuscirono più a trasportarla oltre, proprio a voler testimoniare nel sentire popolare il radicamento di San Lorenzo con i soglianesi. Esattamente, ha voluto essere riportato a casa sua. È voluto restare a Sogliano. Ma dove mi hai portato? Questo è un luogo molto accogliente. Noi siamo nella sede del vecchio mercato comunale, il mercato coperto di Sogliano Cavour, e questi erano tutti gli stalli dei commercianti. C'era il fruttivendolo, il pescivendolo,
ed era un po' il centro commerciale, l'antesignano dei moderni centri commerciali. Poi, dopo un po' di anni di abbandono, è stato recuperato e attualmente questa è la sede del Centro di Informazione Turistica dedicato alla memoria dell'avvocato Luigi Diso, che è già stato sindaco del comune di Sogliano, a cui oggi è stata intitolata questa infrastruttura, che ospita la Proloco e alcune associazioni soglianesi che svolgono le proprie attività. E ospita anche una piccola biblioteca di comunità dedicata soprattutto ai bambini. Infatti vedo questo angolo molto colorato. Sì, raccogliamo un po' oltre a pubblicazioni che promuovono il nostro territorio, tutta una serie di narrativa tipica per i nostri ragazzi. Ma i bambini ci vengono? I bambini ci vengono, le associazioni cercano di utilizzarla ed è a disposizione di tutti. E oltre a questa biblioteca a cui abbiamo contribuito fornendo un po' di libri grazie a dei finanziamenti che l'amministrazione ha recuperato nei mesi precedenti, abbiamo fornito anche le biblioteche scolastiche in maniera tale che i ragazzi, i bambini possano ritornare ad avvicinarsi alla lettura e a gustare il profumo e il sapore dei libri. La cultura è una infrastruttura importante per il nostro comune. E non solo è presente nella biblioteca che abbiamo visto, ma anche nella intitolazione della Pineta di Sogliano, chiamata Parco della Poesia, al cui interno sono dislocati dei piccoli leggi che ospitano testi poetici di varia natura, di vari autori, ma anche delle teche all'interno delle quali è possibile lasciare dei libri perché il viandante possa leggerli e a sua volta prenderli oppure lasciarne altri ancora. E quel posto è stato dedicato non solo alla custodia del benessere fisico, ma anche dell'anima, della mente e del cuore. Ma Giovanni, qui abbiamo anche la Quaremma, qui detto Curemma. Sì, questa è la seconda edizione di una iniziativa ripresa e riproposta dalla Proloco per rilanciare questa idea della Curemma, di questa nonnina che simboleggia le settimane della Quaresima. E l'anno scorso è partita così, quasi per scherzo, ed ha visto la partecipazione di diverse famiglie, bambini, anche qualche classe delle scuole, della scuola primaria ha partecipato a questa iniziativa e quest'anno la ripropongono con la seconda edizione che si preannuncia particolarmente partecipata. Bellissime antiche tradizioni che si ritrovano ancora oggi, soprattutto con i più giovani. Giovanni, noi siamo sicuramente nella parte più antica di Sogliano Cavour. Sì, qui siamo nel cuore del centro storico di Sogliano e di fronte a noi le mura esterne del Palazzo Baronale, che è costruito e insiste sulle mura urbiche di un tempo, perché proprio a ridosso, alle spalle di questa costruzione, corrono le antiche mura di Sogliano Cavour. Ed è un elemento tipico che i palazzi nobiliari, questo palazzo nobiliare, fosse costruito proprio sulle mura. Di solito venivano costruiti in aree più protette e non così esposte. Invece a Sogliano questo palazzo è stato costruito proprio lì. E siamo nel cuore antico, nei primi nuclei abitati di Sogliano. Ma qui a Sogliano si è vissuto la stessa storia, la stessa sorte di tutte le terre del Salento, ma in modo ancora più prepotente, ci vogliamo, no? I signori e i contadini. Io ho qui un libro di Fernando Dominicis, è scritto durante gli anni 70, questo giornalista che ha studiato in modo molto così accurato l'economia anche, non solo la storia di Sogliano Cavour.
E poi mi ha fatto molto ridere, anche riflettere, quando si parla del catasto onciario, che poi qui a Soliano Cavour si presentò molti anni dopo di altri comuni nelle terre del Salento, perché il re Carlo III de Borbon voleva avere una quantità, sapere quanti erano i suoi sudditi e poi sapere anche le proprietà che loro avevano. In quei tempi naturalmente si faceva fede alla buona fede dei cittadini. Ciascuno diceva, beh, io ho un cavallo, una mucca, una stanzetta o tanti, no, ettari di campi. Ma Soliano Cavour era, allora solo Soliano era, sì, prettamente contadina, si lavorava nei campi. Sì, erano dei piccoli fuochi, ossia dei gruppi familiari dediti alla coltivazione dei campi, e della rispondenza di queste ricerche ne abbiamo una testimonianza proprio di fronte a noi, perché qui dove ci troviamo, oltre ad essere la parte più antica di Sogliano, c'era un'intensa attività commerciale di scambio dei prodotti, baratto, eccetera. E proprio di fronte a noi c'è un'insegna che ci invita ad essere onesti nel pesare le mercanzie durante le attività di commercio. Stateram ne transilito, non camuffare la bilancia, non manomettere la bilancia. Non fare i furbacchioni. Non ci provare. E questo ci dà spunto a ricordarci di tanti altri luoghi qui a Soliano Cavour che continuano questa antichissima tradizione, una tradizione contadina che però oggi si fa con grande consapevolezza.